14esima giornata al Silvio Proto di fronte Troina e San Cataldese, rossoblu alla prima senza Piuca che in settimana ha lasciato Troina di comune accordo con la società. Il capitano è Ademo, davanti Musso fa coppia con Ferreira, Boncore schiera Ios nella linea difensiva a 3 con Ruano e Bonfini, Mascara opta per un 4-2-4 che in fase difensiva diventa 4-4-2. In mezzo al campo con Di Stefano c'è l'ex Leonfortese calabrese, il rientrante Sicurella in inizialmente in panchina, dirige Russo di Torre Annunziata. Troina subito arrembante, Ferreira protegge bene palla e scarica dietro per Saba, tiro alto. Ci prova da fuori ancora Ferreira, bravo Franza ad allungarsi e a mettere in angolo. Al 20esimo lancio di Ferreira per Musso, Longo in vantaggio ma l'attaccante rossoblu non demorde, ruba palla e la deposita all'angolino. 1-0 Troina, in gol ancora il centravanti di proprietà del Trapani. Mascara pensieroso in panchina, per vedere la sua squadra bisogna attendere il finale di tempo. Prima una punizione di Ficarrotta neutralizzata da Polizzi, poi la combinazione Bruno Di Stefano e ancora Bruno con una palla dentro, toccata proprio da Polizzi, Aloia botta sicura, Ruano respinge in scivolata, secondo gli ospiti con un braccio, ma non secondo l'arbitro che effettivamente ha ragione, la palla colpisce il gluteo dello spagnolo. Sportività in mezzo al campo con Aloia a terra dopo un contrasto con Ios che si chiarisce così con Capitan Di Marco. A inizio ripresa a invocare il rigore il Troina per un contatto calabrese Ferreira, ma anche stavolta Russo lascia correre. Mascara non contento dei suoi avanti si gioca le carte Sicurella, Maimone ed Elagica Team, ma è ancora il Troina ad attaccare, cross dalla destra di Boscaglia, respinge di testa Di Marco e gran botta al volo di Sisei che tocca il palo e si infila per il 2-0 del Troina, grandissimo gol del numero 7 rossoblu. Gli ospiti provano a reagire, Polizzi resta giù dopo un contatto con la Gica Team, Sicurella la mette dentro e Ficarrotta non c'entra, la porta sguarnita. L'arbitro va a chiarirsi con i giocatori del Troina che volevano il gioco fermo con Polizzi giù per terra. Ci prova ancora due volte Ficarrotta, prima è super Polizzi a respingere aiutato dal palo. Poi la punizione del numero 10 ospite che finisce di pochissimo a lato. Boncore catechizza Boscaglia, manca ormai poco al traguardo. Problemi fisici intanto per uno dei migliori in campo, Sisei costretto ad abbandonare il terreno di gioco anzitempo e a lasciare il posto a Gomez Guerra. Nel finale anche Locascio per un applauditissimo Ios, ottimo anche da difensore. Non c'è più tempo, finisce 2-0, il Troina aggancia la San Cataldese in classifica, quota 18, prestazione da incorniciare in vista della trasferta di Bari, tanto entusiasmante quanto difficile.